Dove si va? È una domanda che da sempre interpella la nostra cultura e alla radice la nostra esistenza. La sensazione dell'uomo e della donna di oggi è quella di essere stranieri in questa terra, senza una casa, condannati ad un'angosciosa ricerca di un futuro, mentre aspiriamo con tutte le forze a conservare, gestire, programmare e amministrare. Ci interroghiamo quale sia la patria della nostra identità. Dove si va? E la via? C'è una via per questa patria? Ci sono sentieri per questa meta? Ci sono strade in questo deserto? Spesso ci viene da dire con l'Apostolo Tommaso: se non conosciamo la meta, come possiamo conoscere la via? Eppure dentro la nostra condizione di nomadi e di pellegrini risuona forte e fiduciosa una preghiera che dà speranza, che svela la meta e apre la via per raggiungerla. Io, Cristo, sono la via. Non siamo gettati nel mondo, non siamo condannati all'esistenza, non siamo abbandonati al caso e non esistiamo per la morte. No, siamo invece un progetto di Dio che è disegno di amore. Ci sono molti posti nella casa del Padre, e Cristo ne ha preparato uno per ognuno di noi, irrepetibile, esclusivo e riservato, col nostro nome già scritto con l'inchiostro del suo sangue. Perché dove è Lui, siamo anche noi. Mistero di amore.